Salve, salve a tutti, benvenuti alla trasmissione di Libri TV di venerdì 10 aprile 2014. E siamo in diretta dalla sede di Torre Argentina, dove siamo in diretta, perfetto, ci dice la regia, da Torre Argentina, dove si sta svolgendo una riunione, un comitato nazionale dei radicali italiani, e incontriamo Fabrizio Cianci, segretario dell'Associazione Radicale, Neo Associazione Radicale, Radicali Ecologisti. Ha fatto un intervento. Cominciamo così questa virgola volante con collegamento Skype col telefonino. Siamo veramente ormai oltre. E Fabrizio, abbiamo sentito il tuo intervento. Come ti sembra sia andata questa presentazione, insomma, ufficiale? Questa è la prima, diciamo, comparsa di questa associazione, come radicale riconosciuta. Ma spero bene, ho visto qualche faccia sorpresa già oggi quando ho distribuito le relazioni sulla caccia. Probabilmente l'intervento è servito a far comprendere come l'idea di questa iniziativa sia in continuità rispetto alla battaglia centrale del movimento radicale sulla giustizia giusta e sulla legalità e lo Stato di diritto. Quindi abbiamo cercato di dare un taglio anche che fosse rispettoso rispetto alle deliberazioni della mozione. Io ho cercato, spero di esserci riuscito, di far comprendere come intorno alla caccia si sviluppino temi molto più ampi rispetto a quelli che normalmente saremmo abituati a pensare, ad esempio gli animali o l'ambiente in quanto tale. Quindi non un approccio, diciamo, integralista alla caccia, ma insomma un approccio che ha preso in considerazione vari aspetti che sono aspetti di legalità, perché tu hai citato anche certi ammonimenti che l'Europa ci ha dato, ci ha fatto, e poi hai fornito anche dei numeri che sono stati, diciamo, intercalare all'interno del tuo intervento, molto, diciamo, un momento di grande attenzione, perché sono stati numeri molto pesanti riguardo Sì. alle vittime, riguardo ai feriti. Sì, sono numeri molto pesanti e oltretutto per chi ha potuto sentire l'intervento mi sono dimenticato di dire che non si tratta di 365 giorni, ma soltanto del periodo che va dal 1 settembre al 31 gennaio. Quindi, e oltretutto sono numeri a ribasso perché per esempio anche i morti per la caccia dobbiamo escludere per esempio gli incidenti da arma da caccia, per esempio. Quindi parliamo soltanto di quello che è quella parte che è censita, quindi non tutta, e parliamo soltanto di eventi diretti, quindi non c'è il bracconaggio perché ci sono altri morti per il bracconaggio, eccetera. Insomma, quindi sono numeri enormi e tant'è vero che l'Unione Europea ci bastona, ci mette, ecco, letteralmente nel mirino perché appunto noi abbiamo una legge quadro che è un colabrodo e quindi chiaramente ogni volta noi ricadiamo in richiami ripetuti, so che all'Unione Europea ne stanno preparando già altri sempre sulla caccia, e in più è stata riaperta un'altra, l'ennesima infrazione, procedura di infrazione sulla caccia, che credo che sia la tredicesima, solo su questa materia. Ecco, sì, diciamo, sì, è una collezione che stiamo facendo di infrazione di queste cose che l'Europa appunto ci comunica e su cui poi insomma ci dovremo bene o male adeguare. Non ultima ci sta, anzi, tra le più importanti, quella là, appunto, per quanto riguarda le carceri, per la famosa sentenza pilota, e per cui a breve ci sta poi, peraltro, Sadia Gradi, Rita Bernardini, digiuno, a breve appunto ci sarà questa A scadenza, quale questo io sto adeguamento. partecipando Quindi stai da anche quattro partecipando. giorni. Ah, perfetto, quindi stai anche in digiuno. E Fabrizio, ovviamente questo è stato un intervento, come tu hai accennato all'inizio, che è in continuità, perché questa della caccia è una battaglia che insomma tradizionalmente è Sì. radicale. C'è stato un referendum che hai citato. Ecco, come andò quel referendum? Quel referendum andò Stiamo parlando del 90? sì, 3 giugno 90. E dunque, quello fu un referendum promosso dai radicali, ma proveniva da 7 anni di battaglia contro la caccia, sviluppatesi proprio dentro il movimento radicale. E ricordiamo Adele Faccio e Adelaida Aglietta che si occuparono molto di questa questione, e poi anche Signorini ed altre persone, insomma. Quel referendum purtroppo, nonostante la valanga di sì all'abrogazione, purtroppo non raggiunse il quorum. Se non ricordo male, si fermò al 47%. E penso che molto pesò il connubio che i radicali fecero con i Verdi,
che vollero abbinare a questa tornata referendaria la questione dei pesticidi. Quindi quello che per esempio in questa battaglia non vogliamo ripetere come errore è proprio quello di non spezzare l'alleanza col mondo rurale, perché quella, cioè, gli agricoltori non andarono a votare per i pesticidi perché mal informati, poi comunque c'era un'altra tecnologia, un'altra fase storica a livello anche produttivo, quindi chiaramente io mi ricordo i discorsi che ero ragazzino, insomma, però mi ricordo per esempio è un pischiello Fabrizio che appunto molti coltivatori diretti, piccoli coltivatori diretti, nell'illusione che la chimica aiutasse, esatto, e quindi avemmo, diciamo, questo doppio gap. Da una parte chiaramente ci fu la campagna astensionista della grande industria delle armi, che poi è quella, certo, che finanzia la lobby dei cacciatori, i cacciatori ovviamente, e il mondo dell'agricoltura. Tant'è vero che per esempio a Roma il quoziente, a Roma nelle grandi città, insomma, il quoziente fu raggiunto anche con l'80%, nelle aree rurali dove appunto c'erano soprattutto agricoltori e cacciatori, avevano tassi di partecipazione, per esempio nella provincia di Bergamo, se non ricordo male, più del 17%, tutta la provincia. E anche là, per esempio, a Bergamo città era del 40%, comunque sotto la media nazionale, in alcuni paesi c'era una partecipazione anche del 3-4%. Quindi purtroppo fu fatta forse anche una valutazione in termini strategici, chiaramente condivido le motivazioni politiche, ma in termini strategici forse quella fu determinante. Quindi diciamo, io ho letto peraltro diciamo, nei vari comunicati che fate su questa cosa come radicali ecologisti, che si cerca proprio di avvicinare il mondo, diciamo di coinvolgere questa alleanza col mondo dell'agricoltura, anche in tema di difesa della proprietà privata, esatto, perché poi ci sono i cacciatori che storicamente penso che sia una cosa poi che con la caccia nasce, hanno questo arbitrio di poter passare i vari fondi coltivati e poi insomma vari episodi appropriamento, sì, della anzi appropriazione delle varie colture e anche danni anche alle recinzioni e così via, e quindi insomma cercare di coinvolgerli, questo è molto bello, speriamo che appunto possa in qualche modo invertire un po' la tendenza di, sì, diffidenza verso questa cosa che appunto invece nel 90 i cacciatori avevano espresso. E senti Fabrizio, ovviamente questa è stata la giornata inaugurale di questo comitato, ci sta una certa effervescenza, forse anche anticipata, beh sì, rispetto al, diciamo, alla consuetudine che di solito è sempre il secondo giorno, il terzo, e invece da subito si è cominciata con una certa effervescenza. Ecco, che effetto ti ha fatto? Tu che poi peraltro insomma sei un radicale da sempre, però per un periodo in qualche modo non hai frequentato gli ambienti di partito, stai tornando, insomma, come hai trovato questa atmosfera? Ma l'atmosfera è stata una delle ragioni per le quali mi sono anche non solo non tanto riavvicinato, ma ho maturato l'idea di coinvolgermi, di spendermi in prima persona attraverso l'associazione Radicali Ecologisti. Io facciamo un discorso ecologista. Io ascolto tanti interventi, devo dire, abbiamo avuto due belle relazioni di vita e introduttive e del tesoriere Valerio Federico. E da ecologista io noto questo, che c'è proprio una dissipazione di energia, nel senso che penso che in questa fase storica i radicali, se forse riuscissero a fare sintesi, e utilizzo un altro termine ecologico, diciamo, a sentirsi un ecosistema dove un elemento sostiene l'altro, penso che i radicali potrebbero rappresentare non tanto l'alternativa, perché secondo me la rappresentano già, ma anche avere un'agibilità sociale, creare delle reti sociali, perché poi la difficoltà è questa oggi, attraverso le quali veramente cambiare questo paese. Io non credo che ci siano altre alternative radicali. Mi dispiace di questo dialogo, insomma, effervescente, insomma, io ci aggiungerei con molta caffeina. Beh, io direi che c'è proprio una trincea, sì, vorrei essere sobrio come sempre, ma c'è una trincea, tanto che qualcuno parla appunto di... la permacultura dove non si scavano, dove non si arano i terreni, dove non si scavano solchi. Ho capito, però ecco Fabrizio, cioè, secondo te come si potrebbe risolvere? Cioè praticamente, essendo che comunque ci sono, probabilmente mi sembra di capire, delle visioni
che sono diverse sulle strategie, certo non sugli obiettivi, però sulle strategie e sulla forma partito, anche sulle modalità interne, insomma ci sono delle visioni che sono molto distanti. Come pensi che si potrebbe risolvere? Ma io, ecco, con una sottoscrizione, come qualcuno ha proposto, all'Alde? Ma poi non si capisce bene, una sottoscrizione, diciamo, straordinaria per partecipare all'Alde, ma poi insomma penso che non sia neanche solo quello il problema, mi sembra che poi il problema sia proprio la forma partito, che è lo strumento per raggiungere uno scopo. Ecco, secondo te, guarda Gianni, io allora, sulla prima cosa ti rispondo questo, la sottoscrizione, io appena mi pagano il prossimo stipendio, i 200 euro sono impegnati per il trasnazionale, quindi onestamente l'Alde forse può attendere, ammesso che insomma la faccia, insomma non sono molto interessato all'Alde, devo essere onesto. E anzi, forse questa è una reductio minimum del nostro ruolo, insomma. E dall'altra parte io, come dire, normalmente appunto quando sento questi dibattiti rimango un po' estraniato, non tanto per la qualità, secondo me sono tutti discorsi insomma sensati alla fine, insomma, no? Il problema è un altro, cioè noi forse stiamo pretendendo di leggere una realtà complessa, quale quella che sta vivendo l'intero pianeta, da un particolare che è la nostra area. I fenomeni di compressione di democrazia, di legalità, di cittadinanza sono purtroppo fenomeni che si legano strettamente alla fase di crisi di civiltà umana, che è al capolinea, insomma, diciamo tra le cose come stanno, di un sistema produttivo. Un sistema produttivo è fondamentale per quanto riguarda poi la produzione culturale, intellettuale e così via. E quindi chiaramente noi in questo mondo viviamo e quindi chiaramente la crisi ce la portiamo addosso, nel senso che a me non sembra che altri, non voglio dire partiti perché partito è una parola nobile, insomma in Italia non ce ne sono più, a parte appunto pochi casi, insomma, penso per esempio che anche le altre organizzazioni politiche stiano scontando questa crisi in maniera profonda. Pensiamo a cosa sta succedendo nel PD, ha cambiato totalmente DNA, no? Cioè, voglio dire, diciamo, era forse l'ultima trincea, diciamo, di una organizzazione più o meno democratica, insomma, chiamiamola così, ma illegale come tutte le altre, ma codice civile alla mano, eh? E altri diciamo Berlusconi che è entrato in politica rispetto a una crisi storica, quella della Prima Repubblica, e oggi la crisi, il nuovo paradigma sta risucchiando non tanto lui, ma c'è tutta una rete appunto sociale che ormai non esiste più, cioè il mondo è cambiato. Ci sono altri gruppi, tipo per esempio il Movimento 5 Stelle o esperimenti tipo la lista Tsipras, che sono assolutamente su due pianeti diversi, ma che nascono dalla crisi. Ora bisogna vedere se saranno all'altezza di dare le risposte. Quindi insomma, cioè, io onestamente non mi piace molto la logica del metro quadro. Quindi tu, diciamo, in sintesi, diciamo, suggerisci un'apertura di visioni per guardarsi un po' intorno e capire dobbiamo un po' valutare, il cambiamento dei fenomeni. Dobbiamo valutare la crisi multifattoriale che stiamo vivendo, non ci stiamo andando. Nel senso che una cosa fondamentale di quello che dicevano, ecco, noi perché ci chiamiamo radicali ecologisti, non siamo radicali ambientalisti. L'ecologismo nasce nei e grazie ai radicali, ma a livello europeo, non solo a livello italiano. E ti interrompo un attimo, chiedo a Donato, c'è la regia, che ringraziamo come sempre, di darmi il tempo, perché poi abbiamo altre trasmissioni. Beh, perfetto, allora sono molto sintetici. Quello che voglio dire in maniera molto, molto semplice, quello che a me dispiace sottolineare, ecco, questa è una cosa trasversale, che perché io dico che noi abbiamo tutti gli strumenti, perché queste analisi noi le abbiamo fatte a partire dalla metà degli anni 60, quindi, cioè, voglio dire, l'ecologia è una cosa nostra. L'ecologia in Italia c'è stata quando l'hanno fatta i radicali, il resto noi abbiamo avuto tante battaglie ambientaliste, ma non abbiamo mai avuto una politica ecologista finché... Neanche abbiamo un recupero di tradizioni, insomma. Ma sì, se vogliamo sì, però ecco, è anche un criterio, noi siamo non violenti e transnazionali, è anche quello un modo di vedere in maniera ecosistemica
la realtà globale, perché pure quello è un modo di leggere la realtà non dal particolare, ma dal contesto complesso. Complesso, ovvero che abbraccia più variabili. Quindi secondo me quello dobbiamo recuperare. Quando lo faremo, la vittoria in pugno. Perfetto, allora ringraziamo Fabrizio Cianci. Io con lui adesso rapidamente vado a illustrare il palinsesto a memoria, perché non ce l'ho davanti, con questo collegamento volante via Skype col cellulare. Quindi abbiamo dopo di noi uno spazio certi diritti. Facci vedere la sede? Ah, no, la sede è meglio che non la faccio vedere, perché qua, vabbè, attenzione, allora, la location, come potete vedere, questa qua è una saletta. Una saletta utilizzata normalmente da Radicali Roma, ci sono le insegne, come potete vedere, il richiamo all'amnistia. Dopo di noi ci avremo uno spazio certi diritti, Riccardo Cristiano, che commenterà un libro con un ospite, un libro che si chiama Lo Yoga del Sorriso, se non vado errato. E poi avremo due interviste importanti, Voci Radicali, una a Paolo Izzo per quanto riguarda la proposta, battaglia proposta per contro il lungo muro di Ostia. È interessante l'intervista montata anche con una sorta di intenzione piratesca che dura 7 minuti, però vedremo se potremo mantenerla, speriamo di sì. E un'intervista a Davide Tutino per la sua, anche lì, battaglia proposta, ha fatto anche lui un digiuno, per la legalità per gli asili nido comunali a Roma, che sono proprio purtroppo invece spinti sempre più verso l'illegalità, perché servizi a standard alti gli vengono richiesti, ma gli vengono imposte delle tariffe molto troppo basse. Quindi io vi consiglio e vi esorto a rimanere in collegamento su Libre TV a vedere queste trasmissioni. Ringrazio la regia, vi chiedo di iscrivervi a Libre TV, costa poco. E anche Radicali Ecologisti. E anche Radicali Ecologisti, anche lì costa poco? Iscrizione libera, ok, voi. Perfetto, iscrizione libera. Grazie ancora, grazie alla regia, continuate a seguirci. A presto. Grazie Fabrizio. Grazie a voi, ciao.